Finalmente weekend, è tempo d'estate, lo si capisce anche qui venendo a San Giovanni Rotondo, grazie ai numerosi gruppi che stanno animando queste giornate calde anche qui a San Giovanni Rotondo. Bentrovati a tutti, io sono già con un bel gruppo di pellegrini molto vivaci, molto gioiosi, arrivano dalla provincia di Prato e qui accanto a me ho diciamo il capogruppo, il signor Silvano, che addirittura non è la prima volta che viene insieme ai suoi compagni di viaggio, ma diverse volte qui pellegrini a San Giovanni Rotondo. Ben trovato Silvano, ben trovati a tutti. Grazie. Beh, allora, noi veniamo da Montemurlo, abbiamo il nostro gruppo di preghiera, è un bel gruppo, ringraziando il Signore, ringraziando Padre Pio, e nella nostra parrocchia Santa Maria Madre di Dio. Non abbiamo il sacerdote con noi perché sapete, i sacerdoti sono sempre impegnati per appunto alle comunioni in questo periodo. E niente, io ho iniziato a venire a San Giovanni Rotondo nel 1993 e da allora non sono più mancato, diciamo. Forse però qualcosa l'ha fermata, l'ha fermato lei così come i suoi compagni, il famoso lockdown. In quel periodo era difficile. In questo periodo è stato difficile venire. Noi ultimamente siamo venuti l'anno scorso di ottobre, poi ci siamo rifermati di nuovo, però adesso il primo spiraglio, siamo ripartiti e speriamo di continuare ad andare avanti. Come sempre è andata la cosa, perché ringraziando il Signore noi siamo venuti anche giù 6-7 volte l'anno, siamo riusciti a fare gruppi, sicché è tanta roba venire giù con i pellegrini, ci dà tanta forza, è il Padre che ci chiama e tutte le volte arrivano pellegrini nuovi nei pullman, quando più quando meno, però è un continuo. È un rinnovarsi veramente e qui prendiamo la forza per andare avanti fino al prossimo pellegrinaggio. Che bello, poi questo è insomma il motivo per cui si viene in pellegrinaggio, anche per ricaricarsi, ovviamente dopo questo periodo un po' pesante per tutti è necessario. Siete arrivati ieri pomeriggio, ieri sera? No, ieri sera siete partiti, e stamattina siete già stati a Monte Sant'Angelo, certo. Quindi a trovare San Michele, in preghiera da lui. Quanto è sentita la devozione a Padre Pio, ma anche a San Michele nel vostro gruppo? Tantissimo, veramente. Tantissimo. E lo possono testimoniare veramente questi signori che frequentano il gruppo, che il Padre ci chiama e ci vuole bene. E allora noi, tutto quello che fa Lui per noi, non saremo mai in grado di ringraziare. Che bello, veramente. Questo. Questa è una bellissima testimonianza, anche perché dà l'idea del fatto che si può pensare a Padre Pio, ai santi che comunque ispirano e ci guidano nella nostra vita, anche a distanza, perché immagino che anche da lì voi vi riuniate. Certo, abbiamo il nostro gruppo di preghiera che si riunisce tutti i terzi giovedì del mese e facciamo Santo Rosario, Santa Messa e adorazione guidata, seguiti dal nostro sacerdote, logicamente. Ovviamente la guida di un sacerdote non deve mai mancare. Allora c'è qui Lorenzo, che col cappello molto simpatico ha dato già dimostrazione della sua simpatia. Prego, un po' più avanti Lorenzo. Sì. I pellegrinaggi poi sono belli anche perché durante il viaggio ci si diverte. E lei insomma mi ha ispirato questo. Immaginiamo che sia anche un po' l'animatore del gruppo. No, non sono un animatore. Io non sono un animatore, sono un componente del gruppo di preghiera, del gruppo del viaggio che si fa. Pensando, cioè, ora io volevo dire una cosa in più magari. Noi si va su a San Michele, a San Michele Arcangelo, pensando che noi abitiamo, io e mia moglie, nel nostro paese si chiama San Michele, Agliana, sicché già il nome dice qualche cos'altro, no? C'ho mio figlio, si chiama Gabriele, un altro si chiama Francesco, tutto a tema è venuto, no? Queste sono le radici della famiglia, no? Le origini poi fanno tanto, portate avanti i nomi dei santi ovviamente e vi lasciate ispirare anche da loro. Sì, Silvano sì. Come capogruppo, che voto gli diamo? Ma io a Silvano l'ho sempre considerato,
sempre considerato il mio fratello maggiore. E sì, è il nostro mentore, io l'ho sempre detto, gliel'ho sempre ripetuto a volte, anche se lui magari e dice ma basta. È riservato e timido. Io, scusatemi, le spalle, alcuni di loro mi hanno minacciata, non vogliono intervenire in diretta. Allora proseguiamo. Silvano, cosa prevede questo pellegrinaggio oggi e domani? Perché domani poi tornate su in Toscana. Cosa prevede? Facciamo tutto quello nel nostro piccolo tempo che possiamo trascorrere qui, la Via Crucis, andare giù dal padre, portare tutti i bagagli che ci hanno caricato, perché dove vai? Andiamo da Padre Pio, una preghiera per me, una preghiera per quello, una preghiera per quell'altro, sì, quando arriviamo qui abbiamo uno zaino pieno di tanta roba, lo lasciamo al padre, tanto il padre sa, e poi ci affidiamo. Ecco, bella questa immagine dello zaino pieno, si arriva con lo zaino pieno e si ritorna con lo zaino vuoto, non credo, perché ecco. Più pieno di quello che abbiamo lasciato, capito? Perché quello che riempie lui è tanto, ci riempie i cuori, ci riempie. Quando torniamo a casa non camminiamo, voliamo. È già diverso. Che venire qui e tornare a casa volando, camminando, e poi tornare a casa volando, è tutto un dire, la grandezza del nostro amato Padre Pio. Ma che bello, che bello. Allora venite a San Giovanni Rotondo tutti. Loro sono in 35 per via anche delle limitazioni dovute alla crisi, alla pandemia, non si può riempire i pullman fino al completo. Qui vedete soltanto una piccola parte. Chi è che vuole dire la sua? Come ha conosciuto Padre Pio? Magari anche Silvano, lo stesso Silvano. Però ecco, se c'è qualcuno che ha un episodio particolare da raccontare. Ma io Padre Pio l'ho conosciuto nel 93, venendo a San Giovanni Rotondo dopo una sofferenza. E ho iniziato a venire giù, in quel periodo ho conosciuto Giovanni Bardazzi, che qui è conosciuto da tante persone perché era ateo, era un ribelle, diciamo, no? E poi ha toccato il padre e il padre l'ha convertito. E sapete che Giovanni poi ha traghettato tante anime qui a San Giovanni Rotondo. Io l'ho conosciuto per 4 anni, sono stato in casa sua, mi ha dato tantissimo, mi ha fatto capire tante cose, poi il padre gli aveva dato dei doni grandi, dove tu andrai andrò, dove mi porterai la starò, dove poggerai le mani tu le poggerò anch'io. Sicché pensate che dove metteva le mani Giovanni ce le metteva il padre, e ci sono testimonianze di persone che sono nate che dicevano era morta in pancia e tante altre belle cose. E da lì è iniziato un po' il tutto. Io non conoscevo bene Padre Pio, ho detto sono arrivato qui la prima volta un po' per caso, conobbi una figlia spirituale di Padre Pio che tanti conoscono a San Giovanni, hanno conosciuto perché ci ha lasciato Rachelina Villani. E da lì mi ha scattato una molla ulteriore, perché conoscendo lei mi ha fatto la prima volta mi ha fatto le radiografie. Mi ha detto te ti comporti così, 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 fai questo. E io ho detto ma come? Una persona che non ho mai visto e conosciuto, non sono mai venuto giù a San Giovanni, mi dice tutto di me. E da lì sono rimasto affascinato, e a mia moglie gli disse te va a casa e curati perché sei malata, e siamo tornati a casa e ero malata e non aveva niente. E da lì pensate cioè lo spirito come lavora. Mi ha fatto conoscere in un momento particolare Padre Pio, e da lì non l'ho più lasciato, che venivo giù con sono stato giù con Giovanni Bardazzi, sono stato giù da solo con la macchina, con la mia famiglia, con i bimbi piccoli, sono stato poi ho iniziato a fare pellegrinaggi negli anni più o meno 2000, non mi sono ritrovato in questa situazione, non so come, perché bene, però io vergognoso mi sono trovato con i pellegrini in pullman a fare 6-7 viaggi l'anno giù a San Giovanni Rotondo. Che bello, questa è una bellissima testimonianza, bravo, raccontata da te. Fai un applauso a Silvano perché se lo merita. Se lo merita? Sì. No, se lo merita.
è una persona speciale, cioè non si può dire altro, non si può qualificare, quando una persona è speciale, punto e basta. Che bello, questa è la voce della verità, ecco, diciamo così, è bello anche sentirselo dire, quindi può essere orgoglioso di questo, sì, e onorato. Mi fanno veramente anche troppo, mi tengono troppo su loro, io non sono così, sono come tutti. La buttavo via. Poi diciamolo, è simpaticissimo anche il toscano, è bellissimo da ascoltare, noi vi terremo qua tutta la giornata, ma non possiamo perché tanti sono i vostri impegni, vogliamo augurarvi di passare delle belle giornate a San Giovanni Rotondo, ma anche nei dintorni. Che piatto preferite di San Giovanni? Le orecchiette. Che dobbiamo preferire? Prendiamo giù orecchiette, no? Allora, diciamo che noi lasciamo questo gruppo andare in giro perché hanno bisogno di ricaricarsi veramente, anche spiritualmente, nell'anima, e vi ringraziamo tanto di cuore. Siete i pellegrini che vogliamo ascoltare. Grazie a voi del vostro invito e speriamo di vederci presto ancora, più frequente possibile. Okay. Grazie, noi siamo sempre qui, tutta l'estate praticamente. Sapete cosa proponiamo adesso, visto che abbiamo parlato anche di cibo? Una bella ricetta, una buona ricetta, magari c'è qualcuno che ancora non sa cosa preparare per il pranzo, una ricetta che hanno preparato per noi qui vicino a San Giovanni Rotondo, a San Marco in Lammis. Ci vogliono funghi, rucola e caciocavallo. Ah. Caciocavallo? Sì, caciocavallo, sì. È tipico della zona. Sì, però io non sono un cuoco, sì, che non... Io vado col piatto pronto, via. Anche lì ci vuole bravura, nel mangiare. Allora, guardiamo questa ricetta, facile, facile da preparare. Grazie a tutti voi, grazie. Ciao, buona giornata. Posto che vai, pasta che trovi. Antica quanto l'uomo è l'invenzione di mescolare ogni tipo di farina ed acqua. In ogni continente, infatti, esistono esempi che testimoniano come da questi due ingredienti si riescano a produrre piatti semplici capaci di saziare a poco prezzo. Osservare la lavorazione manuale della pasta fresca è un'esperienza, poi, che ci porta indietro di tantissimi anni. Generalmente sono le nonne che con le loro mani laboriose riescono a creare quei pezzettini di pasta che verranno consumati nel giro di pochi minuti. Questo rende l'idea di quanto amore si impieghi nella loro elaborazione e di quanto siano apprezzate. Un elogio alle giovani donne del sud, senza offesa per quelle del nord, non può mancare in questa puntata di andata e ritorno ed è sano orgoglio terrone che emerge. Indiscutibilmente simpatiche e in carne, a tavola e in cucina, non dicono mai di no ad un buon piatto di pasta condito con le prelibatezze della zona. In questo caso, rucola, caciocavallo, funghi e ogni ben di Dio che si voglia. Oggi prepareremo un piatto molto semplice, la cucina tipica locale, con ingredienti genuini. Prepareremo gli stracinati con funghi porcini, caciocavallo podolico e rucola. E questa è la rughetta del posto, i porcini sono anche porcini nostri del Gargano, naturalmente olio extravergine di oliva e un po' di vino bianco. Il punto forte del piatto è la pasta, rigorosamente fatta a mano. Che Margherita, noi già, insomma, vuoi far vedere? Sì, sì. Pasta che noi chiamiamo stracinati, proprio dovuto al movimento tirarla avanti e indietro. E allora siamo ritornati in diretta dopo aver assaggiato, anche se solo con gli occhi, questa ricetta da preparare in maniera semplice. Intanto mi è raggiunta Marianna Lopes, che è poi l'artefice di questi nostri incontri in questo sabato. Marianna, grazie innanzitutto per questo bel gruppo che ci hai presentato, e poi Marianna ha da darci alcune informazioni che sono quelle utili, che servono a tutti i pellegrini che magari in questo momento ci stanno guardando, che hanno voglia di venire e hanno bisogno di più informazioni. Noi le stiamo dando tutti i giorni, però ecco, nel dettaglio, anche perché oggi c'è un evento particolare, ce lo dici tu. Allora, buongiorno Anna Maria,
Buongiorno a tutti. Oggi alle 16, come avevo già anticipato nello scorso appuntamento, ci sarà la guida per i singoli pellegrini che quindi non vengono con gruppi organizzati e che qui non hanno avuto occasione di prenotarla. Possono alle 16 incontrarsi presso l'ufficio pellegrinaggi e partecipare a questa guida che li porterà alla scoperta della nuova chiesa. Per chi è interessato, insomma, è un bel momento. Alle ore 18 poi invece in Santa Maria delle Grazie ci sarà l'apertura dell'anno commemorativo relativo proprio al 20° anniversario della canonizzazione di Padre Pio, e ci sarà il Cardinal Semeraro. A seguire c'è la presentazione alle 19:30 sempre nella chiesa di Santa Maria delle Grazie del libro di Monsignor Vailati, e alle 21 questa sera ci sarà la consueta fiaccolata. Adesso insomma dovrebbe essere come al solito all'interno della chiesa di San Pio. Speriamo con la prossima settimana possa essere sempre processionale come è sempre stata anche in passato. Questi sono gli appuntamenti per quest'oggi. Poi per chi ha delle vuole avere delle informazioni, vuole avere maggiori approfondimenti insomma sugli orari, sulle attività del santuario, può sempre contattarci l'ufficio pellegrinaggi. Io lo ribadisco, il numero è 0882 417 500, l'indirizzo email info@santuariopadrepio.it. ottimo, speriamo insomma che siate stati attenti e abbiate preso appunti. Intanto grazie Marianna, io ti licenzio in questo caso perché mi ha già preparato un altro gruppo. Brevissima pausa e ascolteremo anche le loro testimonianze. Ma quanto ci piace questo spazio televisivo che abbiamo tutte le mattine in diretta dal Sagrato, in particolare dalla Chiesa di San Pio, perché si scoprono tante cose nuove. Una di queste l'ho scoperta poco fa durante la pausa ed è Antonio. Antonio di San Giovanni Rotondo, un'altra guida, ecco, ce l'ha portato Marianna. Ben trovato a te innanzitutto, che sei di casa, e ben trovato a questo bellissimo gruppo, numerosissimo anche questo, capeggiato da Padre Massimo Vedova. Ben trovato a te, a lei e a tutti gli altri. Buongiorno a tutti, sono contento di stare qui con voi in questa chiesa così cara a me, alla mia spiritualità, al mio cammino. Bene, sono proprio contento anche di andare su questa TV che mia madre vede tutti i santi giorni, ma non gli ho detto che di questa cosa, per cui lo saprà dopo. Bene. Magari se già sta guardando scoprirà il figlio, anche perché Padre Massimo insomma è un abitué forse della... Qualche volta sono già stato, sì, quindi ci diceva fuori onda anche dai fratelli maggiori TV 2000. Sì. Sull'evangelizzazione di strada avevo fatto qualche programma con alcuni giovani anche qui presenti, c'è qualcuno che è venuto forse dei ragazzi per parlare dell'evangelizzazione di strada. Ecco, infatti io sono andata un po' a cercare notizie e ho scoperto che Padre Massimo addirittura arriva ad evangelizzare anche sulle spiagge, visto che è tempo d'estate. Sì. Com'è questa esperienza? Poi parliamo un po' del vostro pellegrinaggio, l'esperienza di evangelizzazione sulle spiagge, luogo di svago, di divertimento per tanti giovani. È un'esperienza così da fare. L'evangelizzazione è sempre un'esperienza da fare. È d'impatto e la gente è più disponibile, sia nel bene che nel male. O ti manda a quel paese oppure è incuriosita. È facile poter incuriosire le persone stando sulla spiaggia, facendo cose tipo animazione, e poi dopo si inseriscono degli aspetti cristiani, la preghiera, si possono inventare tante cosette molto simpatiche, giochi, e la gente si lascia attirare da Gesù o comunque dallo stare insieme, da fare festa insieme. Poi sicuramente i giovani sono attirati anche per curiosità, no? Vedere un saio, un frate, un prete sulle spiagge a fare qualcosa che di solito non si fa, perché al mare ci andiamo tutti, penso, per rinfrescarci o per riposarci, e questo forse spinge un po' anche a provare questa esperienza. Sì, anzi, voglio raccontare una storiella che abbiamo fatto a Gaeta. Una delle missioni più difficili, se abbiamo qualche minuto ancora, sì. Velocissima, perché neppure i preti ci hanno dato da mangiare, però è successa una cosa incredibile post-mission, cioè un preside della scuola di Napoli stava lì a Gaeta a fare così il villeggiante, stava lì sul Lido, quando ha saputo che alcuni altri ragazzi che stavano lì sono andati nella sua scuola
si è ricordato della missione e ha aperto la scuola di 5.000 ragazzi a una testimonianza di questi due che stavano sulla spiaggia. Per cui la missione ha un aspetto molto più ampio dei risultati immediati. È un seme sparso che non sai dove va. E si può dire in questo caso missione compiuta? Missione compiuta, sì, ma missione compiuta per miracolo, senza che tu sappia bene dove si arriva. Bello anche per questo. Allora, le domande classiche, consuete, che noi facciamo quando incontriamo dei gruppi di pellegrini: da dove venite, quanti siete, da quanto tempo venite qui a San Giovanni Rotondo, se è la prima volta, come avete conosciuto Padre Pio? Padre Pio mi ha accompagnato, io l'ho conosciuto prima della mia vocazione, o meglio è stato lui che mi ha aiutato nella mia vocazione a Perugia, e dopodiché mi ha accompagnato in tutto il cammino vocazionale con le lettere ai suoi figli spirituali, per cui fra me e Padre Pio c'è un bel legame che mi ha accompagnato per molto tempo. Quindi sono venuto, sarà la settima, ottava volta che vengo qui, sia in privato, sia con gruppi di giovani, sia questo il primo grande pellegrinaggio che faccio. Dopo il lockdown o in generale? Comunque... No, primo con un gruppo grande, sempre con gruppi piccoli. Perfetto, infatti io vedo comunque tante diverse età. Ci sono giovani, giovanissimi, diversamente giovani come noi. Allora, fa piacere. E mi pare di capire che insomma quando c'è un sacerdote alla guida di un pellegrinaggio si sente, si vede la differenza. Il nome? Luigi. Luigi, tanto insomma abbiamo capito che sei uno di quelli che si presta. Ci proviamo. Allora, un commento a caldo per questi giorni che state passando qui a San Giovanni Rotondo. A proposito, quando ripartite? Ripartiamo domenica a sera e noi siamo venuti qua, siamo devoti a Padre Pio, siamo devoti soprattutto a creare dei ponti e dei legami con i giovani, perché oggi noi abbiamo bisogno più che mai accoglienza per i giovani, perché è il nostro futuro nei nostri gruppi di preghiera, nei nostri gruppi nel camminare, quindi il futuro sono i giovani, ok? A prescindere tutte le età, perché poi la volontà di Dio sappiamo che è sua, insomma. Però noi, ecco, siamo qua per rigenerarci, per poi nell'indomani essere nelle strade per dare il nostro apostolato. Bellissimo, bellissimo tutto questo. Io vi vedo con la scatoletta che è il simbolo, no, della visita guidata. C'è Antonio che vi accompagna, penso. Antonio, quando ti trovi a contatto con tanti, diversi pellegrini, cosa ti chiedono principalmente o cosa pensi che loro vogliano, desiderino? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. La spiritualità di Padre Pio è sempre all'ordine del giorno, quindi anche i pellegrini chiedono tanto della vita di Padre Pio, di qualche aneddoto, di quello che è successo, e vogliono sapere sempre di più. Ecco perché finalmente, dopo più di un anno e mezzo, ritorniamo noi dell'Ufficio Pellegrinaggi comunque a offrire la nostra visita guidata, e in modo che così Padre Pio entri sempre di più nel cuore dei pellegrini, anche attraverso i luoghi con delle testimonianze, ma anche attraverso la Chiesa Nuova, che è ricca di architettura moderna, però è anche tanto 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 spirituale. Quindi per noi è un lavoro, ma è anche una missione, per continuare anche il discorso della missione di prima. E siamo molto contenti di aver ripreso finalmente. È vero, poi detto da voi, insomma, fa un certo effetto. Allora, Padre Massimo, oggi è San José Maria Escrivá, che diceva, perché ricorre l'anniversario della sua nascita al cielo, raccomandava, ecco, di cercare la santità nella vita ordinaria, nella vita di tutti i giorni, anche nel lavoro, che a volte facciamo fatica a riconoscere. Attraverso la sua esperienza, c'è stato qualche episodio particolare che l'ha colpita particolarmente, magari per incontri che ha fatto sulle spiagge oppure per strada? Sì. Di qualche vocazione o di qualche testimone particolare di santità, pur non essendo riconosciuto poi, insomma, ufficialmente? Allora, incontri sulle strade, soprattutto di persone molto semplici che ti abbracciano e scoprono, quando facciamo alcuni momenti di animazione di piazza o anche di spiaggia, la gente ti ringrazia, perché non hai fatto, gli hai fatto vedere qualche cosa nel luogo dove loro vivono, che sembra che non possa sussistere, cioè la gioia di stare insieme, pre-Covid questa, e speriamo di poterlo fare liberamente, la gioia di stare insieme, la gioia di poter pregare anche insieme, sulla spiaggia si prega,
e ho visto delle, e nella piazza anche a Perugia, dove la sede nostra, abbiamo più volte visto la gente che ti ringrazia con gli occhi pieni di gioia, e tu vedi che la santità nascosta nel cuore della gente normale viene fuori se abbiamo il coraggio di andare e provare. Lo dice Papa Francesco, la Chiesa in uscita, il Vangelo poi è al passo con i tempi, ci sono tantissime applicazioni per gli smartphone, guardavo anche cercando su internet, proprio che invitano proprio alla preghiera, quindi si può pregare ovunque, sulle spiagge come Padre Massimo sottolineava. Allora, cosa prevede il vostro pellegrinaggio fino a domani? Siete stati già nei dintorni, per esempio a Monte Sant'Angelo, o avete intenzione di farlo? Oggi pomeriggio abbiamo la messa lì, andremo a visitare la grotta di San Michele Arcangelo, il santuario, e domani mattina poi avremo la messa qui e la visita un po' più libera ai luoghi di San Pio. Così poi dopo ripartiamo dopo pranzo. Cosa riportate a casa dopo questo pellegrinaggio? Pensate di portare a casa? Bene, allora farei interrogare qualcun altro. Lorenzo, vai. Qualcun altro? C'è... Vai, c'è... Vai, Silvia, una bella ragazza, vieni qua Silvia. Cosa riporti nello zaino che adesso è vuoto? Allora, lo zaino pesa, quindi porto tutte cose che non c'entrano niente, ma porto tanta serenità. E io, Padre Pio, lo chiedevate prima come l'abbiamo trovato. Per me, per esempio, io l'ho visto in sogno e non sapevo nemmeno chi fosse. Ma tanti anni fa, tantissimi anni fa, quindi per me è una figura centrale nel mio percorso spirituale, quindi vado via col cuore felice, ecco, con serenità e con gioia. Che bello, sicuramente dagli occhi vedo qualcuno anche commosso, sicuramente è questo che poi riportano a casa. Allora, Padre Massimo, grazie di cuore. Posso chiedere una cosa che di solito non si fa davanti alle telecamere? Mi può lasciare il suo numero di telefono? In privato o pubblico? In privato. Su Facebook c'è la pagina Todo per Amor, c'è anche il mio numero di telefono, è la pagina dell'evangelizzazione che noi abbiamo. Quindi è pubblico, però in privato glielo darò molto volentieri. Va bene, appena ci fermiamo con la diretta, perché noi, come TV 2000, insomma, abbiamo bisogno di queste persone, di queste vocazioni che ci guidino anche televisivamente. Ecco, allora mi fa piacere ritrovarla magari nella prossima stagione televisiva. Grazie Padre Massimo. Ciao. Grazie a tutti voi. Ciao. Grazie signora, grazie. Grazie. Sono belli questi collegamenti perché poi terminano sempre con un applauso ed era un imprevisto. Grazie a te Antonio. Noi ci rivediamo perché adesso che so che sei qui, ok. Grazie e buon proseguimento. Grazie Padre Massimo. Allora, abbiamo quanto tempo? Abbiamo il tempo per guardare un altro contributo, riguarda ovviamente qualche tempo fa, perché a San Giovanni Rotondo vengono tantissime persone semplici, umili, come avete potuto vedere, ma Padre Pio lo conoscono anche tanti personaggi noti. Allora, lo guardiamo insieme e poi ci ritroviamo. Siete arrivati, che bello, siete arrivati. Adesso l'abbiamo visto, li abbiamo visti, abbiamo visto il nostro Padre Pio fuori da San Giovanni Rotondo. Io credo che oggi la popolazione di San Giovanni Rotondo abbia fatto un grande nobile gesto, cioè quello di, va bene, è tutto chiaro, l'ha chiesto il Papa, tutto quello che vogliamo, però comunque è un luogo che è il centro della nostra fede, uno dei centri della nostra fede, che si è privato della presenza del suo santo per poterlo far arrivare fino a Roma. Ed è un gesto bellissimo, Padre Luciano, Padre Francesco, con te, con tutti coloro che ci seguono e che noi seguiamo, insomma, questa unica famiglia che stasera si trova qui e in questi giorni si troverà in questi luoghi, qui a San Salvatore in Laura e poi in Vaticano, per il nostro santo. Quindi grazie. È un dono condiviso, come ha ricordato questa mattina fra Francesco Langi. Si capisce l'importanza di qualcosa solo quando questa viene a mancare. Io credo che San Giovannesi in queste ore, in questi giorni che Padre Pio non sarà lì, sentiranno la mancanza e apprezzeranno ancora di più questo grande dono. Sì, penso proprio di sì. Per questo ti ripeto, oggi la cosa che si notava di più, guardate, anche quando ho visto le immagini, sapete, per noi il raccordo anulare è quel luogo dove... Quando ci sei dici sempre, vabbè, sopportiamo il traffico. Vedere oggi quelle insegne, quei cavalcavia che siamo abituati a vedere col traffico della macchina, sotto i quali stava passando Padre Pio, ci ha fatto capire ancora di più quanti chilometri avesse fatto per arrivare fin qui. E torna ai San Giovannesi,
immaginare una sorta di culla vuota in questo momento, una culla nella quale Padre Pio tornerà prestissimo. Però è stato veramente un grande regalo, un grande dono, un fatto importante. Tante persone che in questo giubileo non avrebbero potuto raggiungere San Giovanni Rotondo, supponiamo anche per una questione temporale, cioè io sono a Roma in questo periodo, potranno vedere Padre Pio, potranno pregare davanti a Padre Pio, potranno, io vedevo poco fa passare fotografie, passare su questa teca, no? Come se il contatto col cristallo avesse un potere che probabilmente e sicuramente c'è. E questo, ripeto, è un dono di San Giovanni Rotondo fatto alla città di Roma. Sei una giornalista, volendo titolare la prima pagina di un quotidiano domani in edicola, poche parole per raccontare Padre Pio? Potremmo dire che il cuore più grande si è mosso per venirci a trovare, perché si è mosso lui e il suo grande cuore. Perché io sono di una famiglia meridionale e quindi anche nella mia famiglia c'erano persone che avevano avuto modo di vedere Padre Pio, mia mamma che è scomparsa nel 2009 aveva una fortissima devozione e mio padre che è ancora in vita a 97 anni periodicamente avverte bisogno di recarsi a San Giovanni Rotondo, anziano, insomma diciamo in una condizione assolutamente accettabile, di piena lucidità, e quindi diciamo anche le immagini di Padre Pio accompagnano l'esistenza della mia vita e anche la casa paterna e materna è sempre, come dire, sotto questo segno. E devo dire, insomma, mia mamma arriva quasi a 90 anni, mio padre è ancora con noi e Padre Pio ha accompagnato anche questo percorso di una famiglia che ha vissuto nella devozione e nella unità, e quindi c'è un particolare rapporto, e conto che poi mio padre vorrà tornare ancora a San Giovanni Rotondo nonostante il trascorrere degli anni, ma evidentemente così vuole il Signore. Daniele Loretta Goggi, oggi San Pio è venuto a casa vostra e l'accoglienza che la città di Roma gli ha riservato è qualcosa di straordinario. Veramente meravigliosa, siamo emozionatissime. E la nostra mamma ci ha trasmesso questa grande devozione verso Padre Pio. Lei l'aveva e l'ha trasmessa a tutte e tre noi figlie. E oggi l'opportunità di poter pregare, di poterlo vedere, di poterlo toccare è una cosa grandissima per noi, una grande gioia veramente. I devoti di Padre Pio sono tantissimi perché anche durante il viaggio è stato seguito, no? E penso che ci sarà un fiume di devoti domani quando si trasferirà anche a San Salvatore in Lauro. Mamma lo chiamava Babbuccio e quindi anche noi così. Dunque che arriva dalla vostra famiglia, volendo parafrasare una tua celebre canzone potremmo dire che San Pio oggi ha portato una primavera in anticipo a Roma. E soprattutto Benedetta, Benedetta, ne ha fatto la versione più serena e piena di pace e spero di salute, di fede e speriamo che ci aiuti in questo momento perché questo che stiamo attraversando in tutto il mondo. Si sentono tante cose che fanno veramente male al cuore e chiediamo la sua intercessione veramente affinché soprattutto i giovani, queste giovani famiglie, che possano vivere nella pace, nella serenità e nella gioia invece di doversi sfidare, affrontare. E spero veramente che porti una grande pace. Ed eccoci di nuovo qua, è sempre tempo d'estate, prima di partecipare alla celebrazione eucaristica delle 11.30 vogliamo ascoltare la voce dei pellegrini, quelli di una volta, senza mascherina perché abbiamo tutti un po' nostalgia. Allora la mia esperienza con Padre Pio è quando... Io avevo 15 anni, ero ammalata, ero ingessata e mi trovavo, diciamo, a Venezia, dove c'erano tutti i malati di ossa. Io sono stata lì un anno e mezzo, piangevo sempre perché pensavo alla mia famiglia, ero una ragazzina. Una ragazza mi dice, guarda che se tu scrivi a Padre Pio, vedrai, se ti arriva la risposta, se guarirai, insomma. E abbiamo scritto io e la mia amica, una signora anziana. Dopo un mese abbiamo ricevuto io e lei soltanto questa risposta dal segretario, di avere fede, e infatti io poi sono tornata a casa, non ero ancora guarita del tutto,
e sono arrivata fino adesso a 77 anni portando avanti una famiglia, un marito molto ammalato che l'ho perso 3 mesi fa. Per dire, per me è stata una grazia e io oggi, insomma, dopo 60 anni ho voluto venire qua per ringraziarlo, tutto lì. Quando ho visto Padre Pio, diciamo, dentro, e pensavo, sono tornata indietro di tanti anni e l'ho ringraziato, tutto lì. Allora, noi veniamo da Novara e non è la prima volta che veniamo qua, sono passati però 15 anni, siamo venuti 15 anni fa e devo dire che è un posto molto particolare, Padre Pio ci ha dato tanto di più, ci ha dato proprio a me e ai miei genitori tanto, tanto, tanto. La chiesa è immensa, magnifica, bella, però quello che ti dà è proprio giù nella chiesetta di Padre Pio che senti quella pace, sei proprio fuori dal mondo, qua dimentichi tutto, dolore, rabbia, e vivi quell'attimo sereno, bello. È una persona che devi credere, ti fa capire che devi credere e devi anche chiedere, saper chiedere con umiltà e per poter avere quel qualcosa che lui sa capace di darti, sicuro.